Allora, questa sera presentiamo il libro di Simona Fiorito, che è qui accanto a me, un giovane uomo, a proposito di quello. Il titolo è Via Veneto. È un romanzo che già dal titolo richiama la storia degli anni, sono circa gli anni 60, in una Roma dove il cinema... sono quegli anni che vanno dal 1900, proprio l'esploit, diciamo. Dal 1959 al 63, infatti poi esatto, nel 60 e quindi è il clou, no? Gli anni c'è 60. Proprio sì. E la faceva da padrone, e i divi, ma di tutto il mondo, sbarcavano nella nostra bellissima città, portando la loro popolarità nelle strade del centro, quindi giravano il centro, entravano nei bar e si respirava questa atmosfera da cinema. E è la storia di una ragazza, quindi al femminile, che si chiama Cecilia, e lei aspirava ad attrice. E quindi si trova in un mondo che è fantasmagorico, un mondo che all'apparenza, dal di fuori, è un mondo molto bello, ma per chi ci deve entrare fino a che non c'entra, forse qualche volta anche non c'è entrata, può essere un mondo che può essere un po' difficoltoso, che può presentare alcune situazioni di disagio in qualche modo. E che ti, per quanto sei arrivata, credo ti dia sempre l'impressione di inarrivabilità, esatto, a meno che tu proprio non diventi una star, ma però al giorno d'oggi le star non esistono più. Sì, ci puoi arrivare, poi per un periodo di tempo, un lasso di tempo limitato. Quindi questo mondo fantasmagorico, e a proposito di fantasmi, nel suo peregrinare incontra, proprio come se fossero reali, dei personaggi famosi, poi vedrete quali sono, diciamo, non vedremo se Cecilia ce la farà a, a realizzare quello che è, perché altrimenti poi sveleremo, non è che è un libro giallo, però è carino pensarlo nel leggerlo, ce la farà o non ce la farà, se lo diciamo già, o come ce la farà, bravissimo. E quindi oltre a questi personaggi che sono Marcello Mastroianni, e quindi ovviamente è proprio il suo mentore, poi c'erano la Fallaci, quindi non soltanto attori ma anche scrittore, Moravia, Sandra Maria, eccetera. E la sua vita è piena di difficoltà anche sul piano affettivo, e questa non è una cosa molto difficile da pensare, perché oggi i rapporti tra uomo e donna, e soprattutto tra i giovani, certe volte sono molto difficoltosi. E ha avuto una separazione da, caso strano, molto carina, che è stata trovata dal suo ex, che guarda caso si chiamava Marcello. Quindi questo, questa cosa, similitudine è molto simpatica e molto carina. E io il tema di questo libro è sicuramente quindi la nostalgia, il voler tornare indietro, in questo caso attraverso una favola nel periodo d'oro. Però questo libro parla soprattutto di vendetta e nostalgia, perché quello che muove anche la volontà di diventare attrice, poi come magari lo dicevo meglio, di Cecilia, è vendicarsi e far vedere al suo ex che ce la fa. Al Marcello reale. È questo il motore, e la nostalgia e la vendetta credo che una cosa abbiano in comune, che sono tutti e due strumenti a cui ricorre chi non è più in grado di affrontare il futuro, la realtà, e quindi ricade o nel rimpiangere malinconico, oppure nell'agire verso il futuro vendicandosi, ma rispetto a cosa? Qualcosa che è venuto già passato in passato, che non si è riuscito a superare. E quindi parla molto di queste due cose. Lei è persa costantemente tra la nostalgia e la vendetta, tra il rimorso per aver lasciato Marcello e quando si trova a scontrarsi con le fredde luci dello spettacolo, no? Perché non è così facile. Certo. E però è divisa tra questo e il fatto di no, voglio farcela perché glielo voglio schiaffare in faccia.